Oggi per, diciamo, è un grande giorno per la nostra società perché, diciamo, mettiamo in evidenza il lavoro che facciamo con i bambini e cerchiamo di educarli in un modo più appropriato per questo sport e anche nella vita, perché fa tanto. Sono una cinquantina, pur se anche oggi sono un po' di meno, perché tra malattie, feste e cose, diciamo, però oggi sono quasi una trentina a fare questa esibizione e questo saggio di fine anno. Ma sono sempre tre volte a settimana, nei periodi giorni dispari, lunedì, mercoledì e venerdì. Circa un'ora e mezza di lavoro fra atletismo organico e tattico e cerchiamo di, diciamo, di continuare questa tradizione che, diciamo, a termine la porta sempre ai vertici alti a livello nazionale e anche internazionale. Molti atleti sono stati, diciamo, già fanno parte delle Fiamme Oro, alcuni hanno partecipato ai mondiali ultimamente alla Svezia come Carmelo Lumia e altri ragazzi pure hanno partecipato a quest'estate anche a qualche torneo internazionale sulla sabbia, vincendo i Giochi del Mediterraneo, che era la prima edizione, diciamo, a molta soddisfazione l'abbiamo preso. Sì, questo l'abbiamo già, lo stiamo sperimentando ora, fare vedere ai ragazzi, soprattutto nella parte giovanile, dove non si fa la lotta, ma si sta lavorando per la motricità del fisico. Stiamo cercando di avviare i ragazzi a tutti i tipi di sport. Chi fa questo lavoro pedapeutico può iniziare a fare qualsiasi sport, ma come sappiamo noi siamo specializzati nella lotta, ma qualsiasi strada si può aprire per i ragazzi, soprattutto per l'educazione e per iniziare un lavoro che porterà a diventare uomini e perché no, anche atleti. Sì, i genitori si avvicinano molto a noi, ci seguono nei tornei che noi facciamo e ci seguono anche negli allenamenti. Questo ne siamo fieri perché a Termini Imerese noi come gruppo di lotta storico abbiamo il piacere di avere atleti nella nazionale italiana di lotta anche oggi che stanno provando a fare la qualifica olimpica. I ragazzi noi nelle Fiamme Oro, gruppi di Stato, hanno trovato anche un posto di lavoro. Dico, grazie a questo sport togliamo tanti bambini da mezzo alla strada e si cerca veramente di farli diventare uomini grandi. Veramente sì, ci stiamo provando. In questo momento no, per essere, sono il padre, c'è mio figlio Carmelo Lumia che sta facendo le qualifiche olimpiche, già ha fatto la prima prova di qualifica olimpica, i campionati del mondo a Las Vegas, ora inizierà a fare altri tre tornei, speriamo bene per Rio 2016. Quindi è un percorso più complesso per quanto riguarda la lotta. Dopo di loro avremo un'esibizione molto particolare, saranno i due tecnici Lillo e Antonello Albanese che saliranno sul terreno di gioco, arbitrato sempre da Bova e sotto l'attento occhio degli altri due tecnici che sono Pietro Lumia e Lillo. In questa esibitività che faranno i tecnici capirete un po' quello che è il complesso della lotta, che non abbiamo in tempo da porre un scaramanzo da strada, ma un'arte vera e propria di combinazione di movimenti tecnici in armonia con il proprio corpo e con l'avversario. Finita l'esibizione dei fratelli Albanese, i nostri insegnanti, i nostri tecnici provvederanno a dare a tutti i ragazzi il diploma di saggio e quindi di corso 2015 e una medaglietta di riconoscimento atletico da parte del nostro club atletico. Eccolo che continuano la loro esibizione, vi lasciamo un attimo in silenzio e la seguiremo.